venerdì mettiamo in campo una squadra tecnico-politica per discutere con le squadre, perché il tema è questo, non è... Quindi prima discuterete e poi darete eventualmente... Ma non è tanto il tema dell'interesse pubblico, è stato già dichiarato dal Consiglio, quindi il problema è trovare le formule. Il Consiglio ha dato i paletti, bisogna mettersi al lavoro con le squadre per capire quanto si possa trovare un punto d'incontro tra le esigenze delle squadre e i nostri paletti. È evidente a tutti che le volumetrie richieste non sono state ritenute gestibili, sono eccessive, quindi da questo punto di vista si tratta di lavorarci. Quindi che ci sia un interesse della Giunta e del Consiglio a proseguire nell'operazione mi pare evidente, ma è impossibile a queste condizioni. Quindi si tratta di lavorare. Noi venerdì ufficialmente metteremo, ripeto, in campo una squadra di persone che saranno titolate, trattare, sì, diciamo. Esattamente così. È una trattativa a tutti gli effetti, ma è naturale che sia così. Bisogna far convergere due interessi che oggi non sono perfettamente allineati. Ma questa idea di renderlo patrimonio dell'umanità dell'UNESCO? Non lo so, non aiuta perché, ripeto, ormai siamo sul dibattito tecnico. Io credo che la città non stia rifiutando l'idea di un nuovo stadio, ma bisogna trovare delle formule che siano sostenibili dal punto di vista finanziario e dal punto di vista anche di quello che si edificherà. Quindi se si va su questi elementi ho un po' l'impressione che sia una manovra per dare un po' fastidio, ecco.